Vabbè, intanto sono contentissimo che si facciano queste cose perché, come capiremo man mano che andiamo avanti, cioè, bisogna assai capirlo e non l'abbiamo fatto in passato. Sentiamoci anche un po' ciascuno di noi, quindi io per primo responsabile di questa cosa. Stiamo parlando di una cosa rischiosa perché dall'altra parte loro dicono, diranno, e stanno dicendo, stiamo solo applicando la Costituzione. E visto che anche la Costituzione ci piace per definizione, è chiaro che quando uno dice stiamo applicando la Costituzione ti trovi subito un po' in difficoltà. In effetti la Costituzione dice che le regioni possono attivare un processo di maggiore autonomia per alcune singole materie e viene fatto un elenco di materie possibili. In realtà l'elenco è molto ampio e la Regione Veneto, più delle altre, ha detto io le voglio tutte, sono 23. Senza entrare nel dettaglio, tra queste c'è la salute e c'è l'istruzione. Non solo la gestione dell'istruzione, ma anche le politiche generali dell'istruzione, cioè l'idea di istruzione che abbiamo come sistema paese diventa generale e nello stesso tempo generale in Veneto, distinto da quello italiano. Ovviamente insieme alle funzioni c'è bisogno di risorse e lì si apre una prima spaccatura forte e ne parleremo poi più avanti. Però quando lo Stato italiano ha cambiato la Costituzione nel 2001 assegnando molti più poteri ai territori, già in quel momento, molti più poteri alle regioni, molti più poteri agli enti locali, ha previsto una cosa nuova che prima non c'era, cioè la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale, sui diritti civili e sociali. È proprio scritto così, un po' lungo, nella Costituzione, in due articoli. All'articolo 117, quando si dice che è lo Stato, tra le sue funzioni non cedibili, che deve definire questi livelli, e all'articolo 120, quando si dice che è lo Stato che deve intervenire laddove un ente locale, una regione, un comune, eccetera, non garantisce i livelli che sono stati stabiliti. Prima perché non c'erano questi livelli? Perché in una Repubblica unitaria, diciamo così, in cui le regioni esistevano ma cavi e torbiere, insomma funzioni molto secondarie, in una Repubblica unitaria per definizione lo Stato fa il meglio che può, in base ai principi generali. E quindi non deve andare a fissare quanto voglio di istruzione perché faccio il meglio che posso. Nel momento in cui delego, almeno io Stato mi preoccupo di stabilire quel livello e di finanziarlo. Perché laddove in un territorio non ci sono fondi a sufficienza come capacità fiscale per pagare quei servizi, ovviamente pagarli a un costo oggettivo, a un costo standard, viene detto, non a un costo di spreco, allora devo intervenire come perequazione, come solidarietà. Questo è il meccanismo. Che cosa è successo sui livelli essenziali delle prestazioni e perché in assenza della definizione dei livelli quello che sta accadendo sul regionalismo è pericolosissimo. Questi livelli essenziali non sono mai stati definiti, ci sono dal 2001, ma per molti anni non era nemmeno stato attribuite le funzioni concretamente agli enti locali. Si comincia a farlo con i comuni. E questa storia va raccontata perché è molto importante per capire quello che sta per accadere. Quello che è accaduto per i comuni è sostanzialmente contemporaneo, cioè è ancora in corso, è un processo in corso che per legge è cominciato nel 2015 e finirà nel 2021. Nel momento in cui si dice i comuni avranno molte più funzioni proprie, si stabilisce anche una nuova tassa che adesso conosciamo tutti, ma che all'epoca era una sigla, IMU, che voleva dire imposta municipale, e che avrebbe sostituito l'ICI. Ora, se ci pensiamo, ICI vuol dire imposta, e quindi imposta, stessa cosa, comunale e municipale, la stessa cosa, l'unica cosa che cambia, sparisce la I di immobili. Perché, adesso ci fa sorridere, l'IMU doveva essere una tassa municipale che non colpiva le case. Questa era l'idea.
cosa dovesse colpire non si è mai saputo, perché doveva poi essere introdotta nel tempo e bisognava definirla. Ma nel 2012, anno fine 2011, con la crisi in Italia, Berlusconi che viene cacciato, ricordiamoci, diciamo, la vicenda, arriva Monti e fa una manovra che chiama Salva Italia. In questa manovra lui prende quella sigla, IMU, dice la applichiamo sperimentalmente e ne fa un'ICI raddoppiata, più che raddoppiata. Come era l'imposta ICI, diventa più del doppio e si chiama IMU. In pratica è una patrimoniale. I sindaci sono obbligati a tassare molto di più le case, anche le prime case all'epoca, gli esercizi commerciali, eccetera, eccetera. Ma la metà del gettito va allo Stato centrale per salvare l'Italia, il debito, eccetera. Questo accade nel 2012. Alla fine del 2012, Monti si chiama il presidente dell'ANCI, Graziano Del Rio, e dice: io per il 2013 posso lasciarvi tutta l'IMU. Lascio tutta l'IMU ai comuni, quindi molti soldi in più, però smetto di dare i trasferimenti, si chiamavano così, non era proprio una perequazione, i trasferimenti che ricevevano parecchi comuni. In che modo? In base a una spesa storica, si sapeva che era un modo squilibrato, quindi bisognava entrare in un nuovo meccanismo, però comunque li riceveva. Il tutto con un saldo zero, cioè quello che voi prenderete di IMU era la somma di quello che prendevate di ICI più quello che prendevate di trasferimenti. Ovviamente quando si fa il saldo zero su 6.700 comuni, perché stiamo parlando di quelli a statuto ordinario, saldo zero vuol dire che alcuni prendono più di prima e altri prendono meno di prima, anche molto più di prima e meno di prima. Però, si dice, a partire dal 2015, quindi ci sono 2 anni di tempo per studiare il meccanismo, bisogna creare un meccanismo giusto nel quale noi misuriamo comune per comune la capacità fiscale e comune per comune il reale fabbisogno sui servizi che vengono trasferiti ai comuni. In questo modo, capacità fiscale da una parte, reale fabbisogno, in alcuni casi la capacità fiscale sarà superiore e quindi quel comune sa che dovrà dare con generosità qualcosa ai comuni più deboli, e ovviamente in altri casi la capacità fiscale non è tale da garantire il fabbisogno, perché il fabbisogno ci deve considerare tutti uguali come cittadini, e quindi ci sarà questa solidarietà che non è più il fondo di perequazione dello Stato come previsto nella Costituzione, ma diventa un fondo che viene chiamato di solidarietà comunale. Cosa dice Graziano Del Rio? Dice: va bene, prendiamo tutto, nel senso di tutta l'IMU, poi col sud vedremo. Dice esattamente queste parole. Perché col sud vedremo? Perché ovviamente anche al nord ci sono comuni deboli, ma sostanzialmente si sapeva che a quel punto sarebbe stata necessaria, inevitabile, una solidarietà non più che veniva dallo Stato centrale, ma dal comune. E qui dobbiamo spostarci dall'economia, dalla finanza, nella psicologia. Cioè mettiamoci nella psicologia di un sindaco, di un amministratore del nord che si trova nel 2013 tanti soldi in più in cassa e sa che dal 2015 una parte di quei soldi dovrà darla per solidarietà in base a un meccanismo che va definito dagli stessi comuni. Ora i soldi non sono mai tanti, troppi, no? Qualunque sindaco, anche il sindaco che c'ha già delle belle strade, dei bei servizi, oltre a pagare quei servizi, potrebbe sempre fare qualcosa in più. Però sa che ormai l'hanno scritta questa regola e quindi devono trovare il modo di applicarla. E iniziano a pensarci, mettiamoci nei panni loro, siamo quelli che hanno più soldi in più e dobbiamo stabilire un giusto metodo per stabilire la capacità fiscale e il fabbisogno territorio per territorio. La prima idea che viene in mente è capacità fiscale. Perché dobbiamo considerare la capacità fiscale come quello che pagano i contribuenti? Al sud lo sappiamo, evadono. Consideriamo la capacità fiscale quello che pagano i contribuenti più quello che dovrebbero pagare e non pagano, furbetti. E allora chiedono al Ministero dell'Economia e Finanza di fare un conto anche con l'evasione fiscale pro capite in tutti i comuni delle 15 regioni a statuto ordinario.
arrivano questi conti e quindi sale la capacità fiscale, ovviamente il Ministero lo fa per tutti i comuni italiani, e la regione dove sale di più è la Toscana. Allora tu dici, io non solo come Toscana che sono ricco devo dare solidarietà, poi devo dare ancora più solidarietà perché sono anche da solo. E allora questa strada, dico, non è, non ci piace tanto. E votiamo fino a che non ci piace il risultato. Seguiamo, se la capacità fiscale è inutile che cerchiamo di alzarla fittiziamente al sud, proviamo ad abbassare i fabbisogni. E come si fa? Cioè, la Costituzione è chiarissima, siamo tutti uguali, tutti quanti abbiamo disabili, anziani non autosufficienti, bambini che devono andare all'asilo nido, persone che devono prendere il trasporto locale. Come facciamo sui fabbisogni? Però ancora nessuno ha stabilito il livello essenziale delle prestazioni. E allora, in attesa del livello essenziale delle prestazioni, quale livello indichiamo? I tecnici vanno dal presidente dell'ANCI, che non è più Graziano Delrio, che nel frattempo è andato al governo, ma è Piero Fassino, e gli dicono, si può fare la media. Sugli asili nido sappiamo che ci sono delle forti differenze sul territorio, ma la media è il 12%. Allora noi stabiliamo che il 12% è un diritto per tutti. E chi ha più del 12% se lo paga con le addizionali, che comunque le leve fiscali, che ogni comune in ogni caso ha. Fassino dice, ma che è sta cosa? Io ho più del 12%. Facciamo un altro metodo. E quello che c'hai è giusto. Cioè, se hai tanti asili nido, è giusto che tu abbia tanti asili nido. Se hai pochi asili nido, o zero asili nido, vuol dire che non ti servivano. Per questo non c'è niente. E allora, sugli asili nido, questo diventa la regola. E la applicano anche un altro settore, l'istruzione. Ora, l'istruzione in questo caso non stiamo parlando degli insegnanti che sono statali. Stiamo parlando di tutti quei servizi accessori dell'istruzione che un comune offre. Allora cosa fanno? Mandano un questionario a tutti i comuni e dicono, voi cosa fate per l'istruzione? E ci sono comuni in Emilia che dicono, per esempio, facciamo l'apertura anticipata della scuola, perché c'è qualcuno che deve andare al lavoro presto, lascia il figlio, che ovviamente non c'ha l'insegnante, ma lo lascia in una struttura protetta e poi dopo comincia la scuola, e c'è l'apertura posticipata, la mensa scolastica, il pulmino che accompagna le persone, le vacanze estive, perché in Emilia ci sono comuni che offrono a pochissimo prezzo, anche gratuitamente a seconda della fascia, 15 giorni di vacanza ai ragazzi durante l'estate. Bello, no? Loro lo scrivono e quello diventa livello essenziale delle prestazioni dello Stato italiano in quel comune, in attesa del livello generale. Poi ci sono comuni che possiamo immaginare che dicono, beh sì, il pulmino ce l'abbiamo, la mensa scolastica l'abbiamo chiusa, ah vabbè, l'hai chiusa, quindi da quest'anno e diventa un livello bassissimo. Arriviamo, per capirci, a una spesa per bambino che va da 2000 euro in Emilia a 19 euro al Reggio Calabria. Ci sono differenze di 100 volte, che diventano però il fabbisogno. In questo modo, non per tutte le voci, ma per due voci abbastanza importanti, istruzione e asili nido, si abbassa di molto il fabbisogno del Mezzogiorno. Ciò nonostante, anche abbassando il fabbisogno, rimane pur basso, a volte più alto della capacità fiscale. Quindi comunque devi dargli qualcosa al meridionale. E siamo arrivati al 2015, il momento in cui devono cacciare dopo due anni un euro e darlo a qualcuno. Si vede la manina cortissima, perché si riuniscono ancora una volta Fassino, il governo Renzi, ci pensano e dicono, ma una volta vista la differenza comune per comune, quindi quanto gli devo dare di solidarietà, perché gliela devo dare tutta questa differenza? Facciamo che gliene diamo una parte, e stabiliscono così, per dare un senso tecnico, il 45,8%, così sembra una quota studiata bene. C'è un problema, che nella Costituzione sta scritto che le funzioni assegnate devono essere, con la solidarietà, la perequazione, integralmente finanziate. Integralmente. E allora nell'accordo loro cosa scrivono? Non scrivono che una volta stabilita la differenza inventano il termine target perequativo. Qual è l'obiettivo di perequazione?
non dicono che bisogna finanziare il target perequativo, cioè il 45,8, ma ascoltate bene, scrivono va finanziato integralmente il target perequativo. Così metti che qualche meridionale che ha studiato giurisprudenza dice ma scusate, ma qui nella Costituzione è scritto integralmente, perché mi date il 45,8%? Quella risponde, ma noi ti diamo integralmente il 45,8%. Ah, quindi se io ho un debito in banca di 1000 euro posso andare là e dire scusate, però restituisco integralmente 458 euro. La banca dice, ah, sono 1000 per la verità. Forse non avete capito bene. Io vi do integralmente 458 euro. Poi i comuni lo hanno accettato. Nell'audizione parlamentare, perché c'è una commissione che deve seguire l'attuazione del federalismo, comuni tutta Italia nelle 15 regioni a statuto ordinario, la commissione bicamerale federalismo fiscale, stiamo parlando del 2015, era stata istituita, è la bicamerale, 15 senatori, 15 deputati, c'è una commissione che viene istituita proprio per attuare queste cose, si chiama commissione bicamerale attuazione federalismo fiscale. Esiste al MEF. Non è che esiste al MEF, è parlamentare. Poi ci sono delle commissioni, diciamo, che vengono in qualche modo gestite dal MEF. Questa è parlamentare, c'ha la sua autonomia e c'era già stata nella legislatura che si è chiusa nel 2013. La presidenza era stata data a un siciliano, perché così il sud dice, ah beh, c'è un siciliano, siamo a posto. Ovviamente un siciliano dice, a me non mi toccate, quindi basta perché che continuate a non toccare. Speciale. Ed era la loggia di Forza Italia, perché è la maggioranza che decide. Nella legislatura successiva, cioè 13-18, la maggioranza era di centrosinistra, e il centrosinistra dice, visto che la Lega ci tiene tanto, diamo a Giancarlo Giorgetti la presidenza di questa commissione. Poi Giorgetti però è di Varese, e allora per bilanciare è il vicepresidente del Partito Democratico, è Daniele Marantelli di Varese, così almeno diciamo la provincia di Varese non c'ha un solo rappresentante che poteva sbilanciare verso Varese Nord, Varese Sud. Posso fare un inciso? Nella commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti si valuta che non ci si può interessare della propria regione per conflitto di interesse. Cioè io non ho potuto fare la relatrice della commissione della relazione sulla Campania per vedere qual era Invece in questo caso funziona così. Quindi Giancarlo Giorgetti è presidente di questa commissione. In audizione va prima Lanci, ma non si fa capire per nulla, non si capisce che cosa è successo con questo 45,8, poi va una funzionaria del Ministero dell'Economia, si chiama Fabrizia La Pecorella, la quale spiega bene, siamo al 30 aprile 2015, e dice viene depotenziata la solidarietà, quindi lo dice, e spiega che chi deve avere 100 riceve 45,8, e dice anche che questa scelta del target per equitativo è stata fatta a verbale per venire incontro ai comuni con capacità fiscale superiore ai fabbisogni, cioè se tu hai più soldi di quelli che ti servono devo venirti incontro, cioè più soldi di quelli che ti servono e non mi preoccupo degli altri. Attenzione, ma si dice anche vale solo per quest'anno, perché una cosa così grave ti aspetti che qualcuno dica ma che avete combinato? Però ci provano. E lì va bene, perché non c'è un sindaco, un parlamentare, un qualcuno che dice scusa, ma che è sta storia del 45,8%? Solo Giorgetti interviene in quella riunione del 30 aprile, il parlamentare più meridionale dell'Emilia Romagna, e Giorgetti dice ma posso vedere la stima di cosa sarebbe successo col 100% di perequazione? E poi aggiunge, i dati probabilmente sarebbero scioccanti, magari ce li fate avere in modo riservato o facciamo una seduta segreta come in commissione antimafia. Quindi il federalismo è nato per fare la trasparenza, per evitare gli sprechi, finalmente per capire l'amministratore se spendeva bene, se non spendeva male, dove spendeva, ovviamente per dare la solidarietà dove necessario e non troppa, e poi diciamo commissione antimafia. E questo è verbale, quando mi sono trovato sta cosa davanti, sono rimasto, ho capito che ero stato un cretino. Io mi ero accorto da giornalista degli zeri sugli asili nido,
e nel 2014 avevo già fatto l'inchiesta. Ma come, gli asili nido zero, anche l'istruzione me ne ero accorto, zero, eccetera, eccetera. Renzi era venuto al mattino, prima delle elezioni europee di 5 anni fa, quindi 2014, da poco era alla presidenza del Consiglio, e a domanda esplicita lui rispose: non solo li togliamo gli zeri sugli asili nido, ma daremo i soldi per realizzare gli asili dove mancano. Poi invece gli zeri li aveva approvati, il Consiglio dei Ministri, avevo scritto un altro articolo, Graziano De Rio, che non era più presidente dell'ANCI, ma era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, mi chiama, fa un'intervista e dice: è stato un errore tecnico grave che correggeremo. E non è mai stato corretto. Quindi questo era il quadro. Io ero riuscito a lanciare come denuncia una parte di questa storia, ma non mi ero reso conto, per esempio, di questo dimezzamento della perequazione. Quando ho pensato l'anno scorso di fare un libro che riunisse le mie inchieste sugli asili nido, per capirci, per fortuna invece di fare il copia e incolla di tutti gli articoli, sono andato a rileggere la documentazione e trovo sta cosa dell'antimafia. E quindi ho detto: ma questo non è più un libro che racconta un'inchiesta giornalistica, diventa una cosa nuova. Mi vado a quel punto a leggere tutto e ne scopro altre. Visto che breve. Vi sto dando gli elementi sulle cose. Visto che ci siete cascati sul dimezzamento, non vi siete ribellati sugli asili nido, non avete fatto nulla sull'istruzione, andiamo ad estendere questo metodo. E quindi c'è ancora una volta verbale un tecnico che dice: stiamo rispondendo a una vostra domanda, come estendere il metodo degli zeri. E poi fa l'elenco: asili nido già fatto, istruzione già fatto, trasporto pubblico locale lo faremo. Infatti dal 2017 a Caserta, per esempio, viene assegnato trasporto pubblico locale zero, perché fallisce, era fallita la società di trasporto locale, il comune era speso zero, vuol dire che a Caserta non servono più gli autobus. E poi ne fanno un'altra sui disabili e sugli anziani non autosufficienti. Lì utilizzano un altro metodo, perché tecnicamente non potevano seguire quello, diciamo, diretto. E cioè, ho contato quanti disabili ci sono, ho contato quanti anziani non autosufficienti ci sono, comune per comune, quindi praticamente famiglia per famiglia, dal 2017 introduco una variabile, che è una variabile non tecnica, quindi loro la chiamano fantoccio, in inglese, dummy, una variabile dummy, una variabile fantoccio, che vuol dire? Se il comune si trova in una regione che offre in generale pochi servizi, per esempio in Campania o in Calabria o in Puglia, questo comune deve dare meno servizi. E quindi io ho contato quanti disabili c'hai, uno per uno, però sono calabrese. E quindi si riduce da un anno all'altro, a seconda dei posti, del 20, 30, 15% il fabbisogno, come se improvvisamente guarissero le persone. Ancora una volta riesco a modificare questi parametri e quindi do meno solidarietà. E arriviamo al passo finale. Visto che fino a mo' su materie anche importanti, stiamo parlando di un volume di spesa di 25 miliardi di questi servizi per le 15 regioni, visto che su questo c'è andata liscia, adesso andiamo alla forzatura finale. Prendiamo su materie fondamentali, abbiamo detto prima, istruzione, tutela dell'ambiente, sanità, e regionalizziamo in assenza dei livelli essenziali delle prestazioni. E l'accordo che viene fatto, attenzione, 28 febbraio 2018, governo Gentiloni e Combressa, Emilia Romagna da un lato, Lombardia e Lazio, identico su questo punto. Nel momento in cui si parla di risorse, si dice che le risorse il primo anno sono le risorse storiche, cioè quello che lo Stato spendeva lo do alla Regione dicendo: vedrai che riuscirai a fare meglio di me. E dall'anno successivo vengono introdotti i fabbisogni standard su due parametri: la popolazione, perché ovviamente se la popolazione del Veneto è il doppio della Calabria c'è bisogno di più risorse, e il gettito fiscale riconducibile al territorio, cioè un fattore di ricchezza. Attenzione, per la prima volta in Italia noi scriviamo che chi è ricco ha un fabbisogno di istruzione maggiore rispetto a chi è meno ricco.
cioè scriviamo una formula che certifica che i diritti sono legati alla ricchezza del territorio. E su questa cosa si apre, come dire, la discussione, perché a lungo siamo stati silenti, assenti, incapaci di intercettarla. La Regione Calabria, va detto, 3 giorni fa ha votato all'unanimità una diffida al governo che a questo punto preciso: vi diffidiamo dal concedere una sola materia, trasferire un solo euro, se prima non sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni. Penso che, diciamo, no? Il quadro è questo.